Io sono Matteo Taglienti e sono il responsabile della gestione ordini all'interno dell'Istituto Poligrafico. L'obiettivo dell'incontro odierno, che vorremmo ripetere se possibile a cadenza semestrale, quindi due volte l'anno, una in occasione di Vinitaly e una magari dopo l'estate a Roma presso il Ministero, presso i nostri uffici, vuole essere un momento di condivisione e di confronto sulla tematica dei contrassegni di Stato per vini ad hoc e DOCG, quindi denominazione di origine controllata e garantita. Farò quindi una piccola introduzione per farvi vedere quali sono le numeriche che governano il mercato e qual è lo stato della situazione ad oggi, quindi quali sono le caratteristiche dello scenario. Dopodiché lascerò la parola al dottor Modi di Toscana Certificazione Agroalimentare, al dottor Salaris di Valor Italia, poi ai direttori di Consorzio Prosecco e Conegliano Valdopiani che ci raggiungeranno a breve, per presentare le loro esperienze. Quindi questa è l'agenda dell'incontro, con eventualmente alla fine un dibattito sulla base delle vostre esigenze / esperienze che avete riscontrato sull'utilizzo del contrassegno di Stato. Allora, a tal proposito credo sia importante fare una piccola panoramica su qual è lo scenario di riferimento. L'ultimo decreto che norma il contrassegno di Stato, il contrassegno vino per vini a denominazione d'origine controllata e vini a denominazione d'origine controllata e garantita, ha sostanzialmente snellito la procedura dei contrassegni e anche la quantità e la tipologia degli stessi. Infatti ad oggi voi organismi di controllo e attori della filiera avete la possibilità di acquistare dall'Istituto Poligrafico sostanzialmente due tipologie di contrassegno, ovvero sia il contrassegno per vini DOC, che è quello che vedete in blu nella parte sottostante, e i contrassegni per vini DOCG, che è quello diciamo dai toni di marrone, nelle tre tipologie di formato, ovvero sia il formato a carta colla 120x17 e le due tipologie di formato adesivo 105x17 ed 80x17. Cosa importante che poi su cui tornerò anche successivamente è il fatto che il decreto ha anche normato il fatto che tutti gli ordinativi dei contrassegni di Stato venissero fatti attraverso un portale telematico. Quindi questo ha permesso di standardizzare l'interfaccia verso voi aziende e clienti e anche di efficientare la procedura di approvvigionamento e di iter approvativo del vostro ordine. Allora, mi interessa farvi vedere anche quali sono i numeri di riferimento del mercato. A tal proposito abbiamo messo in questa slide i numeri che hanno contraddistinto il mercato negli ultimi 6 anni e soprattutto sugli anni 2014 e 2015. Da queste osservazioni rileviamo le seguenti evidenze. Innanzitutto ormai noi abbiamo raggiunto, e stimiamo di farlo anche nei prossimi anni, la fatidica cifra del 1 miliardo di contrassegni, quindi il fabbisogno globale di tutti i clienti dell'Istituto Poligrafico cuba sostanzialmente circa 1 miliardo di pezzi. E importante da notare e da vedere è che nel corso degli ultimi 2 anni c'è stato sostanzialmente un sorpasso da parte dei contrassegni per vini a denominazione di origine controllata rispetto ai vini di OCG. Quindi a partire dal 2014 il numero di contrassegni DOC è superiore a quello dei contrassegni di OCG. Altre caratteristiche importanti sono che il mercato ci dice che si va sempre di più verso una standardizzazione di prodotto. Infatti il decreto del 2011 dava facoltà all'organismo di controllo piuttosto che al consorzio di tutela di mettere elementi di personalizzazione. Nel corso degli anni questi elementi di personalizzazione, vedo il dottor Liberatore che era un fautore soprattutto di quella cosa e che ormai va verso anche lui, anche verso la standardizzazione, ci ha permesso di efficientare la filiera produttiva. Infatti ad oggi noi movimentiamo circa 150 tipologie di contrassegno, viceversa negli anni precedenti erano ben di più, circa dell'ordine di 300-400 tipologie che noi distribuivamo sul mercato. Cosa importante, il mercato ci sta anche dicendo che gran parte dei contrassegni, circa il 60%, sono su supporto adesivo, quindi anche per una facilità di applicazione e per una gestione più efficiente ci richiedono il contrassegno adesivo. Questi numeri sostanzialmente sono anche confermati per il 2016, voi attraverso il portale informativo avete già inserito il vostro fabbisogno 2016, i numeri ad oggi si attestano intorno ai 950 milioni di contrassegni con le stesse percentuali, quindi una grossa fetta del mercato che è su tipologia di contrassegni standard e molto di contrassegni adesivi.
Importante definire anche il concetto di pianificazione, quindi nel corso degli anni quello che abbiamo provato e stiamo mettendo insieme anche insieme al vostro supporto è quello di definire un concetto di pianificazione, quindi ogni qualvolta voi fate un ordine attraverso il portale vi viene richiesto di inserire una pianificazione desiderata e questo ci consente anche di definire dei piani di consegna su base mensile, quindi sostanzialmente noi definiamo in armonizzazione con le capacità produttive dell'istituto il piano di consegna mensile che viene mutuato all'interno della produzione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su una base settimanale e quindi ci permette di avere visibilità sulle consegne nel corso del tempo e anche su tutto l'anno, sostanzialmente anche sulla base di integrazioni che voi fate in corso d'opera, nonché di ulteriori ordini che voi andate a fare, nonché di anticipi di fabbisogno di pianificazione. Altro aspetto importante che ci è stato normato dal decreto normativo del 2011 e che ci preme farvi presente è il discorso del portale informativo e di tutti i servizi a valore aggiunto che abbiamo realizzato nel corso del tempo e che speriamo di implementare in futuro anche sulla base di vostri input. Cito a titolo d'esempio delle funzionalità che sono state inserite all'interno del portale. Faccio presente il fatto che ad oggi qualsiasi produzione di un contrassegno corrisponde anche a una produzione virtuale di un numero che va a popolare la banca dati centrale dell'Istituto Poligrafico. Quindi ad ogni supporto fisico, ad ogni contrassegno fisico che viene prodotto del miliardo di cui parlavo prima, corrisponde un popolamento di una banca dati con le relative numeriche. Questo ci permette anche di far sì che ad oggi abbiamo messo in piedi dei meccanismi di integrazione per cui ad ogni spedizione che viene fatta da parte nostra gli utenti di sistema e quindi i vostri impiegati ricevano una mail che riepiloga il dettaglio di tutte le spedizioni, nonché anche quello di fare il download di un file testuale per un'integrazione all'interno dei propri sistemi. Il passo successivo che auspichiamo di avere è quello di avere una completa cooperazione applicativa, quindi un completo interscambio dati tra noi che creiamo il prodotto e voi per il popolamento dei dati. Quindi in questo siamo assolutamente disponibili a supportarvi e a sviluppare la procedura. Nel futuro cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo innanzitutto di mettere a disposizione degli attori della filiera, nonché anche del consumatore, delle applicazioni o degli applicativi che permettano in prima battuta di effettuare la rassegnazione di contrassegni standard tra differenti denominazioni. Ad oggi molti di voi inviano delle note presso i ministeri competenti, quali il MIPAF e il MEF, per un'approvazione, viceversa codificandolo sul portale crediamo tutto questo possa essere snellito e velocizzato. Poi la possibilità di verificare l'autenticità del contrassegno, quindi il fatto di poter verificare, poi faremo una piccola demo anche in seguito, vi faremo vedere come è possibile all'interno dei portali del Poligrafico verificare la nostra banca dati e quindi l'autenticità del contrassegno e l'integrazione con sistemi vostri proprietari, come già dicevo precedentemente. Detto ciò, passerei la parola al dottor Modi di Toscana Certificazione Agroalimentare per presentare la sua esperienza. Buonasera a tutti. Allora, mi presento, Toscana Certificazione Agroalimentare. Certifica queste denominazioni. Le slides sono riprese dal sito istituzionale di Toscana Certificazione Agroalimentare che, come tutti gli enti di certificazione, deve avere un sito come informativa per le aziende che certifica, dove riporta i piani di controllo, la modulistica e quant'altro. L'elenco che vedete qui inserito riporta sia le denominazioni sia le indicazioni geografiche, ma l'incontro di oggi è dedicato soprattutto a parlare delle fascette, ovviamente. Le fascette certificate da consegnate da TCA, che quindi rappresentano il sistema di tracciabilità delle denominazioni controllate da TCA, sono indicate qui. Allora, la maggioranza sono fascette Chianti, seguite poi dalle fascette del Cortona e da altre fascette vengono date direttamente da TCA.
Perché c'è questa differenziazione? Perché fin dall'inizio, fin quindi dal decreto del 2011, TICI ha ritenuto molto importante affidare ai consorzi che hanno il riconoscimento ministeriale la consegna delle fascette alle aziende imbottigliatrici, e quindi fin dall'agosto 2011 fu stipulata una convenzione approvata dal Ministero con il Consorzio Vino Chianti, e nel 2012 è stata seguita dalla convenzione col Consorzio Vini Cortona. È chiaro che il sistema noi lo riteniamo molto importante perché permette ai consorzi di tenere i rapporti con tutte le aziende imbottigliatrici e, se vogliamo, anche di fidelizzare le aziende nei rapporti con il consorzio. La consegna delle fascette da parte di un consorzio rappresenta pur sempre però il momento finale di tracciabilità del piano dei controlli, e quindi è pienamente sotto la responsabilità dell'ente di certificazione. Cosa voglio dire? Che ogni volta che un'azienda fa una richiesta di fascette, il consorzio inserisce questa richiesta su un proprio gestionale che manda una richiesta di approvazione all'ente di certificazione, a TCA, che consegna per consegna autorizza il consorzio al mandare via queste fascette, e in automatico aggiorna i magazzini dell'ente di certificazione, che ha quindi piena conoscenza nel tempo di tutte le fascette a chi sono state consegnate e per quale idoneità. Questo avviene sia per il Chianti sia per il Cortona. L'ultima voce, circa il 500.000 di fascette, vengono date direttamente da TCA. Si differenziano fra le fascette per il Carmignano, il Bianco delle Imprese d'Ocche e altre piccole denominazioni. Continuo a darle Toscana Certificazione Agroalimentare in prima persona, perché queste denominazioni non hanno consorzi strutturati o riconosciuti dal Ministero per poter svolgere questo tipo di attività. Da dire che Carmignano di OCG, vedete che la media 2013-2016 sono poco meno di 300.000 fascette, parliamo di fabbisogno, perché ancora continuano a utilizzare fascette delle vecchie forniture delle camere di commercio. Bianco dell'Empolese siamo circa sugli 80.000 di fabbisogno, che corrispondono poi alle fascette utilizzate mediamente ogni anno. E sia Carmignano sia Bianco dell'Empolese utilizzano fascette personalizzate. Gran Cesenese, Terre di Caso e Le Valdinievole, vedete, sono denominazioni molto piccole, utilizzano fascette standard, e francamente sulle fascette standard si riesce ad avere delle bellissime sinergie, nel senso che quando di una certa capacità magari non ce n'è abbastanza per una denominazione, semplicemente comunicando preventivamente all'ispettorato delle persone frodi l'esigenza di trasferire una fascetta da una denominazione all'altra, riusciamo a coprire poi le richieste delle aziende con tempistiche molto buone. Devo dire che io ho visto negli anni una certa evoluzione nella consegna delle fascette, nella fornitura delle fascette. Io continuo a chiamarle fascette, propriamente contrassegni secondo il decreto ministeriale, e da una situazione di tanti anni fa che vedeva molte problematicità nel riuscire a rispondere alle esigenze delle aziende per la consegna delle fascette, si assiste a una molto maggiore attenzione da parte del poligrafico. I risultati del portale sono abbastanza buoni, c'è sempre qualche difficoltà, come dire, a livello informatico, ma i funzionari poi del poligrafico si adoperano per cercare di venire incontro alle varie difficoltà. È chiaro che in prospettiva ci si aspetta una maggior semplificazione, ma anche una maggiore attenzione rispetto ai costi,
che soprattutto per quelle personalizzate non sono bassi, francamente, e soprattutto una maggior risposta, velocità di risposta quando ci sono esigenze di mercato tali che rendono necessaria una nuova fornitura di fascette. Questo c'è abbastanza per le fascette cosiddette standard, quindi per esempio per il Cortona o Terre di Casole. Nel caso delle fascette personalizzate, francamente assistiamo a qualche problema in più. Infine, chi è TCA? Semplicemente i riferimenti di TCA Grazie al dottor Modi per l'intervento. A questo punto passo la parola al dottor Salaris di Valore Italia, che presenterà la loro esperienza. Grazie, buonasera a tutti. Io sarò molto sintetico, anche perché non essendo un grande relatore ho pensato di farmi supportare da chi poi in realtà i contrassegni li utilizza tutti i giorni, che sono i consorzi con le loro aziende. Due dati molto veloci solo per inquadrare e un mio pensiero. Nel 2009, quando Valore Italia avvia l'attività di certificazione acquisendo la gestione dei piani di controlli dai consorzi di tutela, ha acquisito anche quello che erano le varie gestioni dei contrassegni nei confronti del poligrafico da parte dei consorzi. Il primo fabbisogno che ho fatto nel 2009 a settembre ad integrazione delle esigenze dei consorzi di tutela era di circa 33 milioni di contrassegni, di cui due terzi carta colla, un terzo adesivo. Il fabbisogno 2016 che ho chiuso 15 giorni fa è di 810 milioni di contrassegni, di cui il 62% adesivo, la restante parte carta colla. Sicuramente sono diventati dei numeri importanti, sono diventati un elemento che oramai rappresenta il mondo del vino in Italia e all'estero. Credo anche che anche se la formazione è abusata, ma che ormai il Made in Italy non possa andare in giro per il mondo senza un controllo adeguato. Ritengo anche che il contrassegno di Stato, proprio perché trattasi di contrassegno di Stato, sia effettivamente un elemento di garanzia e di univocità nel rispetto della qualità e del lavoro di tutela che i produttori, i consorzi hanno fatto in questi anni. Quindi deve essere un elemento quanto più valorizzato, e probabilmente è il momento di fare un'azione sinergica tra istituzioni e produttori stessi per effettivamente catalizzare l'attenzione dei consumatori esteri sull'importanza di questo elemento. Questo era un po' il mio pensiero. Per quello che è le scelte che i consorzi hanno fatto e come Valore Italia abbiamo pensato di portare al tavolo dei relatori due esperienze che sono tra di loro profondamente diverse per la scelta del contrassegno. Il Prosecco, denominazione Prosecco, che ha fatto la scelta di un contrassegno standard, molto più snello e relativamente più facile da gestire per noi e per loro, e l'esperienza del Conegliano Valdobbiadene, che invece ha un contrassegno personalizzato con il logo colori sul contrassegno, elemento di distinzione, di individuazione del prodotto. Quindi due scelte strategiche completamente diverse e lascio loro per l'indicazione della strategia che hanno voluto adottare. Grazie mille. Allora, passo la parola al dottor Giavi del Consorzio Prosecco, che presenta la sua situazione. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito che mi è stato rivolto. Noi, subito dopo il riconoscimento della denominazione d'origine protetta, nonostante la normativa nazionale non ci obbligasse
alla scelta del contrassegno di Stato, nonostante i volumi molto significativi delle nostre produzioni e pertanto i relativi costi per la filiera che incidono pesantemente sulla denominazione, abbiamo scelto il contrassegno di Stato a garanzia del consumatore, anche con una analisi che abbiamo condotto rispetto al percepito del contrassegno di Stato, che comunque ci dava apporti valoriali di tipo positivo. La scelta poi di non adottare un contrassegno personalizzato ma un contrassegno standard è proprio legato ai numeri che siamo in grado di esprimere e al percepito. Non avevamo la necessità di ulteriormente valorizzare una denominazione che aveva nel consumatore già un'elevata notorietà, ma avevamo semplicemente la necessità di garantire che quella produzione che noi mettevamo sulla base del processo di certificazione realizzato da Valore Italia fosse realmente percepito in quanto certo. E sicuramente in questo il contrassegno di Stato, specie su alcuni mercati all'estero, ha un valore aggiunto notevole. Devo dire che se da un lato vediamo un crescente fenomeno di imitazione sui termini riconducibili al Prosecco, devo vedere anche un fiorire innumerevole di bindelli o pseudo bindelli che vengono apposti a sigillo di denominazioni più diverse e fantasiose, che in qualche modo non vogliono far credere al consumatore, al quale noi con forza abbiamo comunicato il valore e il significato del contrassegno di Stato, come ulteriore elemento in qualche modo di confusione nel sistema generale delle contraffazioni in qualche modo. Per noi a distanza di tempo, nonostante, ahimè, me l'ha già detto qualcuno prima di me, l'onerosità dell'esperienza, per noi resta un'esperienza positiva e in questo momento assolutamente imprescindibile. Grazie. Grazie al dottor Giavi per la sua testimonianza. A questo punto lascio la parola al dottor Vettorello del Consorzio Conegliano Valdobbiadene. Buongiorno a tutti, mi sembra veramente una partita totalmente in casa. E io cercherò di non annoiarvi ulteriormente. Penso che le considerazioni generali sono le considerazioni base, cioè il grande valore che ha poter garantire l'origine, l'originalità del prodotto e tutto quello che è il portato di un contrassegno. Sulla scelta del marchiare col nome della denominazione era perché riteniamo che per noi invece, voi sapete benissimo che nel 2009 la nostra denominazione, che aveva esattamente 40 anni di storia, è diventata una DOCG e nello stesso momento è nata una denominazione che si chiamava esattamente Prosecco DOC, che era la modalità più semplice con cui presentavamo la nostra denominazione fino al giorno prima, per cui fin dall'inizio si è voluto cercare di mettere in evidenza l'identità territoriale distintiva fin dall'inizio con la personalizzazione del contrassegno. Ma io credo che sia una cosa che possiamo svelare, non è un grandissimo segreto, ma con il poligrafico e col ministero nel 2009 e con gli amici delle altre denominazioni, con la nostra federazione nazionale, abbiamo cercato di suggerire anche un cambiamento nel contrassegno. Il fatto, perché prima il contrassegno contraddistingueva solamente le DOCG e poi c'è stato il passaggio anche, seppur volontario, delle denominazioni d'origine, quindi la necessità da un lato di semplificare, perché per poi la scelta che io ho trovato estremamente coerente è stata quella di avere un unico contrassegno per le due categorie. L'altro aspetto era mettere in luce anche i due marchi che contraddistinguono i vini in Italia, che in realtà da indagini fatte in Italia, all'estero, sono ancora estremamente poco conosciuti, o per meglio dire, il 79-80% delle persone in Italia interrogate su che cos'è
il significato, cosa significa la sigla DOC, lo sanno perfettamente, il 35-40% lo sa per la diocesi, quindi c'è un enorme differenziale che non viene colto, una fetta significativa di persone credono che la denominazione d'origine controllata e garantita sia una cosa più complicata ma di valore inferiore, questo tanto per capirci. Allora, i controlli che contraddistinguono il vino in Italia delle denominazioni sono del tutto sovrapponibili, quindi questo è un fatto, credo che però magari c'è un portato diverso per queste denominazioni. E comunque io credo che sarebbe una bellissima cosa, approfitto di questa occasione e vi ringrazio dell'invito, perché credo che non sarebbe male se noi dicessimo ai nostri consumatori che esistono questi due sigilli, in primo luogo che questi, che entrambi, che garanzie danno, perché non tutti lo sanno che ogni partita viene degustata, analizzata dalla vigna, che c'è un catasto come per la loro abitazione. Tutti gli agricoltori hanno l'IMU in termini di controlli e arriva fino alla bottiglia, e forse questo non lo sa quasi nessuno e noi continuiamo a non dirlo, abbiamo difficoltà. Non è una cosa che dobbiamo dire come singoli, credo sarebbe molto bello, e ne avevamo parlato in generale col Ministero all'epoca dell'entrata dei contrassegni nuovi, per proporre questa iniziativa, che credo sia un'iniziativa veramente, mi sembra che c'è una campagna che va sotto la voce educazione e che fa il Ministero molte volte in alcune occasioni per tante altre cose magari anche molto importanti. Forse non è la priorità, ma credo che sarebbe molto bello se riuscissimo a dire che il vino italiano è una cosa che ha una serie importante e precisa di garanzie, che ha un ente di certificazione terzo alle spalle e che ogni bottiglia è contraddistinta e è riconoscibile. Ho sentito che ci sono anche e sono in campo dei sistemi nuovi di tracciabilità e di individuazione dell'originalità del contrassegno, che è un altro tema, credo, che per noi è estremamente importante. E niente, vi ringrazio dell'invito, sperando che a distanza di 5 anni, sarebbe un tempo anche molto bello e congruo, potessimo andare a fine anno, nell'anno dell'Expo, spiegare a tutti i nostri ospiti all'Expo che abbiamo un controllo preciso e 3 livelli dei vini italiani, di cui 2 livelli sono contraddistinti da un contrassegno che dà una serie di garanzie importanti. Grazie mille. Grazie mille al dottor Vettorello per l'intervento, assolutamente condivisibile e condiviso, perché come si dice molto spesso in Vinitaly, oltre a creare una cultura per il vino, a questo punto per quanto ci riguarda è opportuno creare anche una cultura del contrassegno e di tutto ciò che significa e del valore che esso può dare. Ma tal riguardo penso che il contributo del dottor Emilio Gatto, direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero, possa sicuramente aiutarci in tal senso. Grazie. Io innanzitutto devo portare i saluti del nostro vice ministro Olivero, che è rimasto bloccato nel suo viaggio di ritorno dal Canada e quindi mi hanno chiesto di sostituirlo in questo intervento. Chiedo scusa pure per tutti quelli che mi stanno rivedendo spesso in giro qui a dire un sacco di cose, spero non troppo inutili. E vi ringrazio insomma per questa iniziativa, perché ci dà l'occasione di avere un tempo, seppur breve, di riflessione sull'utilizzo, sull'importanza e sull'utilizzo dei contrassegni, che è una questione che abbiamo affrontato da un po' di tempo e che è emersa, è diventata di grande attualità con l'implementazione, diciamo, del sistema dei controlli da parte degli organismi di certificazione accreditati, e che, come è stato sottolineato da più parti, ha una sua rilevanza molto decisiva. Innanzitutto è stato detto, dà una garanzia al consumatore, c'è sul contrassegno lo stemma della Repubblica, se si falsifica è un reato che potenzialmente piuttosto grave, di questi tempi si parla di depenalizzazione a tutti i livelli, le cose insomma possono pure cambiare molto, però da ex responsabile della repressione frodi
ne abbiamo visti, insomma, di contrassegni, contraffatti e di elemento importante che indicava un problema serio e da affrontare con grande attenzione. Abbiamo il problema della gestione e della disponibilità dei contrassegni. Credo che da quando abbiamo cominciato a parlare di questa cosa, più o meno nel 2009, la situazione con il poligrafico si è normalizzata, adesso non abbiamo più alcuni problemi che avevano contraddistinto il passato, ma solo perché il sistema ha bisogno di un rodaggio e c'era una necessaria programmazione da effettuare. Adesso si conoscono abbastanza perché abbiamo tutte le informazioni che ci provengono dagli organismi di certificazione, di controllo, come vogliamo definirli, e quindi si riesce a fare una programmazione accurata dei fabbisogni con la possibilità di stimare le variazioni in aumento o in diminuzione nel corso di un anno. Quindi, diciamo, questa problematica è stata brillantemente affrontata e superata. Rimane la rilevanza per il consumatore, soprattutto nel senso che è stato detto, spesso il consumatore, se non è un addetto ai lavori, non ci fa nemmeno caso al contrassegno, e invece è importantissimo che questo aspetto venga comunicato. Noi ci diciamo spesso, lo diciamo fra di noi perché, insomma, abbiamo diverse occasioni di incontrarci, non solo al Vinitaly, e lo diciamo, cerchiamo di applicarlo con qualche difficoltà, ma noi, per usare un luogo comune, per usare un concetto molto battuto di questi tempi, siamo molto abituati a dare comunicazione delle cose negative del nostro settore. In questo senso, invece, anche con i prodotti diversi dal vino a denominazione, diciamo spesso, dobbiamo dare enfasi a come i nostri prodotti sono controllati, non per dire banalmente che siamo i più bravi al mondo nel controllo, ma per mostrare quanto lavoro effettivo ci sia dietro questo controllo. Noi abbiamo avuto di recente, credo l'anno scorso, un audit della Commissione europea su tutto il sistema dei controlli delle denominazioni d'origine protetta, e le osservazioni sono state molto positive. Nemmeno questo abbiamo comunicato troppo bene al mondo, proprio perché il nostro sistema di garanzia che parte dalla vigna e arriva agli scaffali è effettivamente, oltre che numericamente, preponderante. Questo spesso crea dei problemi agli agricoltori o ai trasformatori, però è effettivamente un controllo reale che viene effettivamente svolto e non è solo una fantasia di cui noi ci vantiamo, e c'ha un impatto reale sulla qualità delle nostre produzioni che è estremamente importante. Se dovesse recedere questo aspetto, che è un aspetto strettamente connesso, a mio avviso, al mondo della produzione, ne soffrirebbe anche la qualità dei nostri prodotti. Certo, lo strumento deve semplificarsi e modernizzarsi, deve essere più efficiente, nel senso di gravare il meno possibile sugli operatori che in molti casi ormai centellinano anche non solo i centesimi ma i millesimi di euro, e soprattutto per quanto riguarda le personalizzazioni il costo complessivo per la denominazione assume un peso che è da valutare importante. Ma probabilmente, come ci mostrerà dopo l'Istituto Poligrafico, bisogna modernizzare questo strumento per veicolare al suo interno una serie di informazioni che possono essere ancora più utili per il consumatore e per dare una riconoscibilità al prodotto.
Questo credo sia uno sviluppo importante che dovrà essere attentamente analizzato e valutato, e da questo punto di vista credo che ci sia, con ormai la tecnologia a portata di tasca, di cellulare, di smartphone di tutti, credo che sia uno strumento ormai che entrerà nei prossimi anni nell'utilizzo comune a diversi livelli. Credo che queste siano le questioni rilevanti da affrontare. Dovremo dare sempre più garanzie e, aggiungo, servizi ai nostri operatori e ai nostri consumatori, e lo strumento del contrassegno già fornisce un grosso servizio. Se adeguatamente valorizzato, se adeguatamente implementato e migliorato, credo che sarà un utile veicolo di ulteriore tranquillità per i consumatori e crescita per tutto il settore. Grazie. Grazie mille al dottor Gatto, di cui sposo in pieno la tematica e quant'altro, anche perché avveniamo un piccolo demo che faremo. L'obiettivo anche dell'Istituto Poligrafico, che ci contraddistingue un po' su tutte le produzioni ultimamente, è quello di avere una sicurezza di prodotto di duplice natura: una legata alla sicurezza fisica del prodotto, quindi tutte le caratteristiche di sicurezza che contraddistinguono i contrassegni di Stato, nonché una sicurezza di natura informatica. Quindi ogni volta che viene prodotto, come dicevo prima, un contrassegno, abbiamo la possibilità di verificarne l'autenticità. Questo può essere utile sia per gli addetti ai lavori, lo codificheremo all'interno del portale informativo, sia che per i consumatori. Già con qualcuno di voi nel corso di questi giorni abbiamo parlato su possibilità di interrogare la nostra banca dati e conseguentemente la vostra, anche perché l'elemento univoco che è presente all'interno della bottiglia è esattamente il contrassegno di Stato, con l'unica numerazione che ne contraddistingue la bottiglia. Quindi, una volta fatta la verifica che il collega sta facendo, innanzitutto noi abbiamo modo di verificare se il contrassegno è autentico o non lo è, primo passaggio assolutamente non trascurabile. Dopodiché potremmo, tramite le vostre banche dati, fornire tutta una serie di informazioni relative alla denominazione di riferimento, piuttosto che al lotto, piuttosto che a altre caratteristiche organolettiche del vino. Poi su questo ci potremo vedere, incontrare e definire quali sono tutte le caratteristiche che vorremmo andare a verificare. Chiaramente ormai sugli smartphone tutti i giovani, insomma, non fanno anche che verificare queste caratteristiche. Anche all'estero ci aiuterebbe molto, abbiamo dibattuto in vari tavoli, per fare una verifica di questo genere. Quindi questo portale è già disponibile e stiamo verificando numeriche di produzione, quindi sostanzialmente sono numeri di bottiglie in commercio, e lo integreremo a breve attraverso il portale e poi lo svilupperemo presso anche il consumatore, perché non ci dimentichiamo mai che è lui l'utilizzatore finale del contrassegno e conseguentemente della bottiglia. Bene, io ringrazio tutti voi per la partecipazione, i vostri interventi ci hanno veramente riempito, insomma ci hanno dato un contributo, e speriamo di vederci presto per ulteriori evoluzioni sullo stato del contrassegno. Grazie a tutti, buonasera. Ecco, siamo qui con il dottor Giavi per parlare del contrassegno di Stato. Quale valore aggiunto dà, a suo parere? Nel momento in cui il contrassegno di Stato viene spiegato al consumatore, attribuisce sicuramente un grosso valore nella lotta alla contraffazione. Ormai i consumatori, specie all'estero, sono sempre più soggetti a campagne di comunicazione che vogliono portare l'attenzione su prodotti contraffattivi. Ecco che nel momento in cui dispongono di un sistema capace di rappresentare una sicurezza per loro, lo approcciano chiaramente positivamente. Teniamo conto che tutto ciò che noi facciamo come prodotti certificati sono destinati dalla normativa comunitaria alla tutela del consumatore, ed è in quest'ottica che va ad individuarsi questo tipo di attività. Ecco, lei durante il suo intervento ha sottolineato che specie all'estero il contrassegno dà un valore aggiunto. Perché? Perché in Italia la sicurezza alimentare è un prerequisito che in altri paesi non c'è. Diciamo che oggi il livello di sicurezza in Italia è così elevato che viene dato per scontato, cosa non è in paesi come la Cina, ma anche come negli Stati Uniti e in altri paesi di continenti che non vedono nell'approccio qualitativo delle produzioni agroalimentari il loro
diciamo, elemento fondante nella produzione alimentare. Ecco, se posso chiederle un parere sui dati che sono usciti ieri, mi pare col Diretti, che vedono un aumento dell'export e una diminuzione del consumo interno di vino. Ma la contrazione dei consumi interni nei paesi a grande vocazione enologica è ormai un processo conclamato da anni. L'export invece funziona nella misura in cui cresce il consumo in quei paesi che tradizionalmente non approcciavano il vino, quindi sono significativi. Di quella ricerca guarderei anche con molta attenzione, con molta preoccupazione, il fatto della crescita dei fenomeni contraffattivi. Quindi siamo contenti di questi dati e non ci preoccupiamo. No, siamo contenti di questi dati e continuiamo a preoccuparci, perché per ogni prodotto reale purtroppo al consumatore viene anche proposto un prodotto falso. Ecco che è interessante che la nostra cultura nella tutela, la cultura europea e mediterranea in particolare, venga esportata anche al di fuori dei confini continentali. No, dicevo, non ci preoccupiamo della contrazione interna, è fisiologica. La contrazione interna di un paese consumatore ormai è, speriamo che si arresti quanto prima. Grazie mille. Grazie a voi. Allora, siamo con il dottor Vettorello e gradiremmo sapere una sua opinione sul contrassegno di Stato e sulla sua reale utilità. Per quale motivo lei lo consiglia? Allora, per noi è obbligatorio, siamo una DOCG e pertanto è proprio obbligatorio. Noi lo abbiamo anche personalizzato e quindi ci abbiamo messo la faccia nel contrassegno ancora di più, perché ritengo che il contrassegno sia la sintesi di un grande lavoro di garanzia verso il consumatore e anche un servizio per i nostri produttori, perché sappiamo esattamente di trattarli tutti allo stesso modo e quindi ha un valore per i nostri produttori, ha un enorme valore perché garantisce veramente il prodotto ai nostri consumatori. Quindi quando noi portiamo in Italia, nel mondo, una bottiglia di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, DOCG, portiamo un prodotto che ha il timbro dello Stato e che accompagniamo con il nostro nome e cognome. Lo firmiamo bottiglia per bottiglia. Credo che questa sia una cosa importante, credo che sarebbe molto importante per noi che il poligrafico facesse anche un lavoro di comunicazione al pubblico di questa cosa. Far sapere ai nostri consumatori il valore del contrassegno di Stato. Accogliamo l'invito.